Steve Jobs è stato uno degli amministratori delegati più creativi e audaci della storia. Ha guidato il mondo nell'era digitale con un'abilità a dir poco infallibile, realizzando l'invenzione del secolo, trasformando non solo un'industria, ma ben cinque. Steve Jobs è l'intera industria del personal computer. Forse il Thomas Edison della nostra era. E come Edison influenzò il futuro di tanti lavori e mondi, anche Steve Jobs lo ha fatto. Milioni di persone sono affascinate dai suoi prodotti. La compagnia che ha fondato nel suo garage negli anni 70 oggi vale più di 300 miliardi di dollari. E non ha soltanto lanciato una sfida, ha cambiato le nostre abitudini. È l'unico uomo d'affari che ha tanto influenzato il mondo. Jobs era un vero figlio della Silicon Valley. Nato nel 1955, viene adottato da neonato e cresciuto nella cultura della sperimentazione e innovazione di San Francisco. Alan Doshman è un autore che ha scritto molto su di lui e sulla Apple. È stato molto influenzato dalla controcultura degli anni 60 e 70. Adorava i Beatles e Bob Dylan. Jobs si iscrive al Red College in Oregon, ma si ritira dopo solo un semestre. Michael Moritz è un ex reporter del Time e un leggendario imprenditore della Silicon Valley. Si è sempre considerato un solitario e contrario alle convenzioni di ogni tipo. Penso che la curiosità che lo spingeva a cercare il senso delle cose si sia essa nei prodotti dell'azienda che ha fondato. Quando l'anticonformista Jobs ritorna in California, partecipa agli incontri dell'Homebrew Computer Club. Qui incontra un amico che presto diventerà suo partner, Steve Wozniak. La gente iniziava a pensare, i computer ci cambieranno la vita. E io mi sono sentito parte di questa rivoluzione. Un giorno ognuno avrà un computer in casa, ma là fuori nessuno ci crede. La famiglia di Jobs vive nel quartiere Los Altos. Nel garage, Steve e Wozniak lavorano al computer Apple. Nel garage non c'era un telefono per contattare i negozi. Era in camera di Steve. Realizzano solo poche centinaia di pezzi dell'Apple One, ma con l'Apple II iniziano la prima produzione di massa di computer. Robert Kringley è stato il dipendente numero 12 dell'Apple. È stato un grande successo, davvero sbalorditivo fin dall'inizio. A soli 20 anni si trova al centro dell'attenzione. Guardala, sono in televisione! Nelle prime apparizioni in TV non aveva ancora i nervi d'acciaio. Ditemi dov'è il bagno perché sto per sentirmi male. Potrei vomitare da un momento all'altro. Dall'altra parte dello studio. Non sto scherzando. Ma Jobs non è l'unico ansioso alla Apple. Lo sono anche i membri del consiglio di amministrazione. La compagnia cresceva esponenzialmente, quindi serviva un presidente con esperienza. Jobs intervista decine di candidati prima di convincere il direttore generale della Pepsi, John Sculley, a entrare in Apple. In quel periodo aveva capelli lunghi e occhi penetranti. Guardò le scarpe da ginnastica, poi alzò lo sguardo e disse: «Vuoi continuare a vendere acqua zuccherata per il resto della tua vita o vuoi cambiare il mondo con me?» Mi aveva lasciato letteralmente senza parole. Poche settimane dopo lavoravo con lui. Jobs si dedica al nuovo progetto. Un computer in cui, a comandi complicati, si sostituiscono menu, icone e un nuovo strumento chiamato mouse. Il progetto viene chiamato Macintosh. La sua passione è unica, ma crea problemi al team Mac. Anche a luna di notte le persone gli facevano vedere del lavoro. A volte Steve diceva, non lo voglio neanche vedere, e loro ripetevano, ci ho lavorato per 25 ore, e lui ribatteva, lo so, ma non è abbastanza, vai e lavoraci di più. Alcuni finirono per abbandonare indignati, altri dissero che non avrebbero mai più lavorato per Steve e non ci riuscivano. Quando il team ha finito, il risultato è un computer rivoluzionario. Molti di noi hanno lavorato su Macintosh per circa 2 anni e si è rivelato incredibilmente fantastico. Guy Kawasaki è stato evangelista del software del primo Mac. Oggi è un imprenditore della Silicon Valley. È stato eccezionale vedere il Macintosh per la prima volta. Sono passati 25 anni, ma rimane un'esperienza mistica. Grazie al suo intuito nel marketing, Jobs fa conoscere il Mac al pubblico con uno spot sorprendente. Andato in onda una sola volta durante il Super Bowl nel gennaio del 1984, ha un impatto esplosivo. Ah!
Abbiamo avuto un ritorno pubblicitario pari a 45 milioni di dollari, perché lo spot è stato mandato in onda continuamente dalle reti televisive di tutto il mondo. Nessuno aveva mai visto una pubblicità come quella. Ma il lancio del Mac non si trasforma in vendite. Jobs fallisce e l'idea di lasciare la sua compagnia diventa un pensiero costante. Macintosh non aveva conquistato il mercato, quindi avevamo bisogno di una guida più matura, un supervisore per gestire l'azienda. Nel 1985 una lotta di potere interna alla Apple minaccia di distruggere la compagnia. Il cofondatore Steve Jobs vuole più controllo e chiede un confronto con Scully. Organizzò una riunione dove il fine era o lui o me. E con sua sorpresa il consiglio scelse Scully. E Steve, il cofondatore di Apple, fu gentilmente messo alla porta. Leander Kenny è l'editore del blog Il culto del Mac e autore del libro Nella testa di Steve Jobs. Il licenziamento quasi lo distrusse. Buttarono fuori chi aveva fondato compagnia. Era davvero impensabile. Jobs reagisce assumendo 5 grandi manager e fondando nell'85 una compagnia chiamata Next. Crea un computer molto potente, ma le vendite sono sempre deludenti e poco dopo Next è nei guai. Nello stesso anno Jobs acquista dalla Lucasfilm una compagnia che diventerà un nome importante. La Pixar ha grandi ambizioni: produrre il primo film d'animazione completamente creato al computer. Hello? Esce nel 1995 ed è un enorme successo. Diventa il maggior incasso dell'anno con 356 milioni di dollari in tutto il mondo. La Pixar ha davvero creato il genere di maggior successo nel mercato del cinema di oggi, cioè l'animazione grafica al computer. È stato un grande successo e grazie ai risultati incredibili di Toy Story, la Pixar è diventata famosa, facendo di Steve Jobs un miliardario. Intanto la vecchia società di Jobs non ha fortuna. In particolare nel 1995 Apple incontra molti ostacoli. Dopo l'uscita di Steve, l'azienda perse la bussola, la sua missione, perse il suo spirito iniziale. I prodotti diventarono vecchi e stantii, mentre Microsoft diventava sempre più forte. Jobs, il cofondatore spodestato, possiede la tecnologia che potrebbe salvare Apple, il sistema operativo che ha sviluppato alla Next. Volevano il sistema operativo della Next. Era una base per i loro prodotti futuri. Ironia della sorte, Apple compra Next per più di 400 milioni di dollari. Costruiremo il nostro sistema operativo con la tecnologia Next. Steve Jobs ritorna trionfante alla sua compagnia e ne diventa temporaneamente l'amministratore delegato. Iniziò la più grande svolta nella storia delle aziende americane. Tornato in Apple, Jobs vuole lanciare il brand con un nuovo messaggio che identifichi l'azienda con il cambiamento del mondo. Quello che vogliamo non è solo costruire scatole per agevolare il lavoro delle persone. L'essenza di Apple, il suo valore, è che crediamo che la passione delle persone possa creare un mondo migliore. Tutto qui. Ken Segal aveva già lavorato con Jobs al lancio pubblicitario del primo Mac. Ora lavora con lui al nuovo progetto. Ad un certo punto, le parole Think Different sono apparse e sono diventate magiche. Toccano il tasto giusto. Perché le persone che sono abbastanza pazze da credere di poter cambiare il mondo sono quelle che lo cambiano davvero. Think Different è stato lo slogan che ha fatto rinascere Apple. All'Apple occorre più di una semplice immagine. Jobs vuole far crescere l'azienda. Abbiamo le in discesa, non abbiamo niente di entusiasmante e interessante. I costi delle nostre strutture si sono gonfiati. Spendiamo troppi soldi, l'amministrazione non va bene. Era davvero realistico. Peter Barrows è una firma autorevole del Bloomberg Business Week. Apple era la peggiore industria di computer. Aveva circa 70 giorni di inventariato alla fine di ogni quadrimestre. Per prima cosa, Jobs, dimezzando le giacenze, voleva che si emulasse la Dell. Sfortunatamente il capo delle divisioni se ne andò via. Per trovare un sostituto, Jobs si rivolge a Rick Devine, esperto nella ricerca di risorse umane. Steve voleva un esperto nel mondo della produzione.
e le compagnie più forti nel 1998 erano Dell e Compaq. Divine presenta a Jobs Timothy Cook, un dirigente della società Compaq. Nel 2010 Cook parla dell'incontro con Jobs alla cerimonia di consegna dei diplomi alla Auburn University. Dopo soli 5 minuti che stavamo parlando, volevo essere cauto, ma prendere la palla al balzo ed entrare in Apple. Lavorare per il genio creativo ed essere nella squadra che poteva resuscitare una grande compagnia americana era un'opportunità unica nella vita. Insieme riorganizzano la produzione, che raggiunge ottimi risultati in poco tempo. Hanno subito fatto cambiamenti consistenti. Da un giorno all'altro sono diventati più efficienti della Dell. La svolta di Apple è stato il lavoro di squadra. Come in alcune coppie famose. Basta pensare, per esempio, al capitano Kirk e a Spock. Kirk è un istintivo dalle mille emozioni. Conquista il mondo e salva il pianeta. Spock ha l'intelligenza e la competenza. Ma è operativo e leale. Il team di Apple è alla ricerca di un prodotto che rinforzi la nuova immagine. Sarà l'iMac, un successo strepitoso. Con 6 milioni di unità, l'iMac è stato il computer più venduto di tutti i tempi. Ha rilanciato la Apple. Nell'ottobre del 2001, Jobs presenta un prodotto che risulta innovativo persino per Apple. È la cosa migliore che abbiamo mai fatto. Con l'iPod si è passati dal progetto al mercato in 8 mesi. Ma l'iPod è solo la piccola parte di un piano ben più grande. Il colpo di genio è stato iTunes e non l'iPod in sé. Jobs fa pressione su Larry Kensley e altri dirigenti di case discografiche per adottare iTunes. Disse: se non posso venderlo a 99 centesimi online, allora non lo vendo. È fuori discussione. È uno stimolo a un'industria su miliardi a causa della pirateria. Per l'Apple, iTunes apre un nuovo mercato, rendendo la società imbattibile. Dal primo lancio ne sono stati venduti più di 250 milioni. E mentre gli iPod vanno a ruba nei negozi, Jobs reinventa il negozio, creando l'Apple Store. Grazie alla veste grafica accattivante, diventa subito un successo strepitoso. Durante le festività nei nostri store abbiamo 26 milioni di contatti. Sono macchine da soldi formidabili. I lanci dei prodotti diventano eventi straordinari, come quello del 2007, quando Jobs presenta il prodotto più innovativo nella storia dell'Apple. È un cellulare rivoluzionario. Se qualcuno mi avesse detto che Apple avrebbe conquistato il mercato degli smartphone con un cellulare che il 20% delle avrebbe fatto cadere la comunicazione e la cui batteria sarebbe durata non più di un giorno, avrei detto scherzi. Ma ce l'ha fatta. Il primo anno ne sono stati venduti 6 milioni, con miliardi di applicazioni scaricate. Era più di un cellulare, era un computer palmare. A un evento iPhone nel giugno 2008, Jobs appare dimagrato, fragile. Era in cura dal 2004 per un cancro al pancreas. Senza dichiararlo, Jobs aveva lasciato il timone dell'azienda a Tim Cook, prendendosi un periodo di riposo. 5 mesi dopo, si scopre che ha ricevuto un trapianto di fegato. Nel gennaio 2010, Jobs ritorna sul palco per annunciare un'altra straordinaria novità. È fenomenale. Hai internet in mano. Il nuovo arrivato nella famiglia Apple non delude le aspettative. Entro la fine del 2010 vengono venduti quasi 15 milioni di iPad con incassi miliardari. Per Jobs è l'ennesimo successo, ma l'euforia è destinata a non durare. Nel gennaio 2011, mentre la Apple continua a incrementare vendite, Jobs annuncia il terzo ritiro dalle scene. Dopo una vita trascorsa a vincere battaglie, Jobs si scontra con un nemico che non può sconfiggere. Sopportare la malattia deve essere stato difficile. Era abituato ad avere tutto sotto controllo, ma col cancro non poteva. Jobs aveva affrontato questo argomento nel discorso alla classe laureanda di Stanford nel 2005. La morte è la destinazione di tutti. Nessuno è mai sfuggito, il limitato. Quindi non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. E ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il cuore e l'intuito.
In qualche modo loro sanno già quello che volete diventare. Tutto il resto è secondario. Ha ottenuto tutto ciò che voleva. La sua azienda è diventata la seconda per importanza nel mondo. Per 5 anni di fila, le vendite tech si sono incrementate più velocemente dei PC. Ogni anno gli Apple Store aumentano il fatturato. Rimane un'incognita. Chi può prendere il posto di Steve Jobs? Per anni la Apple ha evitato di affrontare il problema. Il 24 agosto Jobs si dimette, affermando di non essere più in grado di dirigere la Apple e lasciando il comando a Tim Cook. Tim è la mente vulcanica che sprona Steve. Il migliore a rappresentarlo nell'organizzazione. Ed è rispettato, perché anche quando Apple non era nulla e non era importante, c'era Tim Cook. Quando Steve era convalescente, ha aiutato a far crescere la compagnia del 60%. Lo dimostrano i registri. Jobs ha sempre avuto successo circondandosi dei migliori. Lì aveva imparato Steve Wozniak, che per Jobs era migliore degli altri ingegneri non del 10, ma del 100%. Gente così poteva svolgere da sola il lavoro di molti. Nel 1998 Jobs forma un gruppo di lavoro d'eccellenza. Tim Byerin è un giornalista esperto in tecnologie che ha lavorato per Apple. Fu allora che cominciò a costruire la squadra attiva ancora oggi. Questi sono grossi sessionisti. Sono come le rockstar dell'industria. Conoscono il suo pensiero e la direzione verso cui voleva condurre l'azienda. Jonathan Ive è il capo del team responsabile del design dei prodotti. Ha progettato il design dell'iMac, l'iBook, l'iPod, l'iPhone e ora dell'iPad. Ive è il realizzatore della visione estetica di Steve. Jobs non conosceva il futuro. Ive lo ha dato, gliel'ha consegnato e gli ha detto: eccolo. I software della Apple sono nelle mani di Scott Fornstall. Davvero geniale, un grande informatico. Ha il merito di avere esteso il sistema operativo Mac al sistema operativo dell'iPhone e dell'iPad. Philip Schiller è il mago del marketing che alle presentazioni ha preso il posto di Jobs in convalescenza. Quest'anno è stata la seconda per con più visibilità. Quando presenta i prodotti Apple sul palco è fenomenale. Con Phil vanno sul sicuro. Ha una conoscenza profonda del mercato mondiale e porterebbe avanti il disegno di Jobs. La scomparsa di Jobs ha sconvolto il mondo, ma analisti come Tim Byerin credono che i prodotti, le strategie e la squadra manterranno Apple sulla cresta della... La squadra che oggi può far crescere Apple è questa. Apple continuerà ad andare bene. Ha una carica esplosiva. Tutte le sue linee produttive vanno bene. E la Smart Money dice che potrebbe diventare la società più quotata al mondo. Jobs era il maestro del Think Different. Alla tecnologia e moda. Ha dato origine al culto dei Mac fanatici e degli Apple ossessivi. Il suo scopo era cambiare il mondo. Il suo successo è stato enorme. Voleva davvero creare qualcosa nella vita. Voleva essere tra coloro che fanno del mondo un posto migliore. Era interessato a creare qualcosa che cambiasse il mondo. Ha fatto mente di tutto per realizzare prodotti belli ma allo stesso tempo di successo. Fra tutti gli uomini d'affari che ho conosciuto, Steve era assolutamente unico. Vi chiederete dove fosse la sua unicità. Chiunque avrebbe potuto inventare i CD-ROM o le porte USB. Quindi chiunque avrebbe potuto creare l'iPhone, ma la realtà è che nessun altro lo ha fatto. Ecco il genio di Steve Jobs. Oggi usiamo troppo la parola visionario. Dal dopoguerra, nella Silicon Valley, solo un pugno di uomini merita questo appellativo. Steve è uno di loro. Jobs lascia la moglie Lorraine Powell e 4 figli. Aveva 56 anni.